Barbara Cinaglia, direttore responsabile della nuova testata e di questa nuova emittente in partenza, MA Channel. Musica, arte, spettacolo, core business, ma ovviamente informazione e attenzione all'attualità. Sì, allora lasciamo con questo intento. In realtà noi veniamo appunto da l'informazione prettamente artistica, perché il nostro statuto, la nostra identità e ci ha fino adesso così concesso di occuparci dell'arte in generale, della formazione nell'ambito dello spettacolo e dello sport. E quindi io ho voluto, insieme ovviamente al mio socio, costruire un percorso per allargare questa informazione, non sia solo spettacolo, arte, cultura e sport, ma anche cominciare a rioccuparci un po' del nostro territorio da un punto di vista, della sua valenza, della sua dove funziona, ecco, dove non funziona lo conosciamo un pochino tutti. E vorremmo dare spazio a ciò che funziona per far rinascere Terni partendo da ciò che già c'è. E quindi sport minori che sono molto seguiti, che hanno una funzione sociale molto forte, molte famiglie, molti ragazzi vivono la loro quotidianità magari non giocando con la Ternana, ma giocando a rugby. E abbiamo scoperto la rugby Terni, che seguiremo peraltro, che molte ragazze a Terni fanno questo sport, e quindi ecco, come questo vorremmo dare una visibilità alla giornata, alla quotidianità dei cittadini ternani. Ovviamente affronteremo anche le problematiche e, come ho detto prima, vorremmo trovare soluzioni o favorire la ricerca di soluzioni. Noi abbiamo il compito di informare, di dare visibilità alla città, e poi chi dovrà decidere intanto sa magari cosa ne pensano i cittadini, quindi è una voce molto forte. La domanda è: perché aprire una televisione adesso, in un momento in cui le televisioni invece non vanno bene? Questo è un puro gesto di follia. Proprio perché è stata un'urgenza, è veramente, da un punto di vista così burocratico, come organizzazione, ovviamente stiamo in una programmazione provvisorissima, perché stiamo ultimando tutte le procedure, quindi insomma abbiamo ancora tanto da fare prima di chiamarci proprio canale MA Channel regionale, però abbiamo sentito l'esigenza di farlo, perché noi abbiamo tantissimi soci frequentatori della struttura, ragazzi, giovanissimi, famiglie. Nell'arco dei 9 anni abbiamo impattato tante famiglie, e qui passano tanto tempo e ci raccontano tante cose, oltre che a ballare, cantare, recitare, suonare, e quindi siamo come un piccolo mondo all'interno del mondo ternano. E così ho unito la mia professionalità, la professionalità di tanti videooperatori che conoscevamo, e ci siamo incontrati e abbiamo detto: in un momento in cui tutto chiude, vogliamo dare questo segnale prima di tutto a noi stessi, a chi ci stima, a chi ha fiducia in noi. Poi dopodiché, certo, non potremo fare l'impossibile, ma finché sarà possibile lo faremo.